Se non arriveranno a breve i trasferimenti straordinari dallo Stato, la provincia di Pistoia non avrà i soldi per pagare la spalatura della neve per le strade di sua competenza. Lo ha detto il presidente della provincia di Pistoia, Rinaldo Vanni, presentando in conferenza stampa il bilancio 2015, che sarà approvato dal Consiglio provinciale entro i primi giorni di ottobre. È un bilancio che, come dico, al bicchiere mezzo pieno, perché la differenza di non fare un bilancio di spesa corrente avrebbe voluto dire l'apertura del percorso del dissesto dell'ente, e questo era l'elemento da scongiurare, fondamentale. A oggi, anche proprio a oggi, nel senso che questa mattina sono in contatto dei nostri tecnici con il Ministero, perché stiamo ragionando in una ipotesi di avere ulteriori risorse per fare invece un bilancio anche che possa prevedere investimenti e azioni ordinarie, come quello per esempio di mettere le risorse, circa 600.000 euro, per la spalatura della neve. È stato possibile acquistare i banchi che mancavano alle scuole, ha aggiunto Vanni, grazie al contributo di privati. E questo voglio anche ringraziare la Conad di Pistoia, che ha contribuito in modo importante con proprio l'acquisto fisico di arredi per tre sezioni. Per cui...